rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Di gente incredibile questa sera. Ho preparato delle parole più, come dire, più sobrie, però mi sembra che l'entusiasmo sia reale. Vedo una partecipazione, la definisco commovente quasi. Allora, quindi prima a tutti voi un ringraziamento assoluto e di cuore.
Volevo partire con una cosa, come dire, un po' al di fuori della logica normale, presentazione. Voglio presentare questi tre pupi, questo simbolo che è, come dire, la trasposizione sulla carta di un ideale, di un progetto. E cos'è questo? Questo è praticamente il nostro primo vagito. Allora, noi siamo un paese che viene rappresentato da questo pupo che è semplice, trasparente, bianco, deve essere ancora riempito di tante cose, ok? Noi tutti quanti, voi compresi, come poi spiegheremo quali sono gli ideali di questo progetto, noi siamo i colorati, cioè l'esperienza, la forza, la vita di ognuno di noi che porta e deve portare questo paese a crescere, ad alzarsi. Abbiamo bisogno di essere sorretti dall'esperienza di tutti e dalla voglia di fare di tutto. Quindi, primo ideale da perseguire: paese unito, forte. Valori fondamentali quali sono? Per me il primo valore è, penso, di impegnarmi sempre per questo. Per me il primo valore è l'altruismo, il fatto di credere che possiamo fare per gli altri un qualcosa che ci dà grande soddisfazione a noi, una forma proprio di soddisfazione personale, quella di fare per gli altri, che poi dopo si torna, non è che si torna anche a noi, perché se creiamo un ambiente vivibile, un ambiente buono, salutare, è per tutti, anche per noi, ok? Seconda cosa, condivisione dei valori. Condivisione vuol dire anche che tutti siamo consapevoli di quello che facciamo, siamo informati, quindi che tutti siamo i controllori di noi stessi, ci facciamo aiutare dagli altri a fare bene, ok? Dopo, quando spiegheremo come è nato, come è cresciuto e come è andato avanti il progetto, queste due parole torneranno molto di frequente, insieme ad altre parole, quelle che definisco positive. Qual è la forma per portare avanti questa idea? Bisogna dare un progetto, cioè per concretizzare quello che ho appena detto, che condividiamo tutti, bisogna fare un progetto. Il nostro progetto è un lavoro che è durato diversi mesi, che ha coinvolto decine di persone, fra le quali ce ne sono tante stasera, qui che sono tornate, penso, perché abbiamo fatto, insomma, una cosa positiva. E, diciamo, queste persone hanno lavorato per dare una forma a questo progetto, per trovare la forma migliore, il programma. È venuto fuori il programma amministrativo dal lavoro di tante persone. Cosa dobbiamo fare poi? Dobbiamo avere lo strumento per poter attuare il nostro progetto. E lo strumento sono le tante persone che vi partecipano, come poi verranno illustrati i gruppi di lavoro, e lo strumento fondamentale sarà questo gruppo di persone che rappresenterà i gruppi di lavoro e rappresenterà le competenze e le cose da fare nel nostro paese e portare avanti ognuno, insomma, la sua parte. Allora, questa è stata la mia piccola premessa, no? Un po' nell'emozione, magari mi sono ripetuto di qualche mezza cavolata. Adesso la spiegazione del nostro lavoro, quello che abbiamo fatto fino ad ora e quello che vorremmo anche fare, verrà fatta da ognuno dei componenti di questo gruppo.
e a raccontarci, diciamo, come sono andati questi ultimi due mesi, come è stato portato avanti il progetto, come è nato e dove siamo arrivati, ci pensa il nostro amico Leo. Io ringrazio Paolo. Prego, Paolo. Che le parole vengono dal cuore, gli mancavano due lacrimucce, poi io posso. No. Buonasera a tutti, sono Leonardo, ci conosciamo quasi con tutti quanti. E io ho accettato con grande entusiasmo, quando nel bar in piazza mi ha detto abbiamo un'idea, quella di provare a fare una lista unica, di unire il paese, fare una cosa. Abbiamo preso da quello spunto lì, poi abbiamo trascritto anche una frase, no? Un'idea nata dai giovani che è diventata progetto attraverso incontri. L'abbiamo riportata un po', questo è diventato un po' lo slogan dei nostri incontri. Ci siamo incontrati credo più di 10-12 volte, abbiamo fatto tanti incontri. Abbiamo ogni volta segnato le persone che erano presenti, più di 100 belfortini hanno partecipato alle varie riunioni. Alcune volte venivano una volta, altri le hanno fatte tutte le riunioni. E io credo che è stata una delle esperienze più emozionanti che ho vissuto, bella, bella davvero. Qualcuno l'ha definita la piramide rovesciata, che è un altro termine che ci siamo portati dietro, no? Ci siamo legati. Perché? Perché l'idea era quella di partire da cosa serve a Belforte. Cosa serve a Belforte? Belforte serve qualcosa di nuovo, serve un po' di armonia nei giardinetti, nella piazza, c'è poco. Allora cosa abbiamo fatto? Ecco, incontriamoci tutti insieme, cominciamo a parlare, cerchiamo di capire cosa serve. I cartelli che abbiamo attaccato sul muro, e ci sono anche le date sopra, non sono nient'altro che gli appunti che abbiamo preso durante le riunioni che abbiamo fatto qui nella sala, ma anche in altre sedi, dove prima abbiamo cominciato a parlare di quest'idea, di questo progetto, dopodiché le persone hanno dato la disponibilità. E non c'era uno su tutti, il sindaco, il vice sindaco, cioè nessuno si è preoccupato, questo è che mi è piaciuto, nessuno si è preoccupato di quale carica avrebbe ricoperto. Questa è stata la cosa più bella. Abbiamo iniziato a dire cosa servirebbe per poi trovare 15 nomi, prima erano di più, 15 nomi, qualcuno poi alla fine ha preferito non aggregarsi, però 15 nomi di disponibili motivati, 15 persone motivate, che hanno detto io sono disposto a prendere l'impegno. C'era Enrico, c'era Mirko e c'erano anche delle persone che alla fine, quando siamo rimasti in 11, hanno detto io sto volentieri nei gruppi di lavoro. Gruppi di lavoro cosa vuol dire? Allora, partendo, vengo volentieri qua perché, scusate per chi non... Quando parlano di gruppi di lavoro, allora Belforte cosa serve? Belforte, no, non te vuoi... anche tu. Gruppi di lavoro, allora, una delle cose più importanti ha detto, allora, noi abbiamo bisogno di ricreare entusiasmo nelle iniziative di Belforte. Cosa bisogna fare? Cioè, noi abbiamo lavorato per trovare le soluzioni. Che soluzione c'è ad esempio alla vita sociale di Belforte? Quindi politiche giovanili, sport, tempo libero, quindi il sociale, proprio la vivibilità. Sono venuti fuori dei nomi: Denise De Carli, Cesare Bertini, Orazio Cappellaccio, Giorgia Barogi, Giorgio Melini, Elisa Turchi, Stefano Schiaratura, Cristina Montini. 3.000 idee. 3.000 idee. E allora abbiamo detto, ascolta, prima ancora che venivano fuori i nomi di chi avrebbe fatto il consigliere e chi avrebbe fatto il sindaco, ha detto bene, mettiamo giù un progetto, quello laggiù in fondo. In quel cartello c'è il programma fatto il 14 di aprile, nella sala c'erano circa 50-60 persone, dove ognuno di noi ha portato un contributo di cosa serviva e cosa si sarebbe dovuto fare. Quindi adesso non voglio rubarvi altro tempo, se non per aggiungere una parola, perché nel nostro librettino, che volentieri se ne prendete, lo approfondite, ci fa solo piacere, c'è un termine, consapevolezza. Consapevolezza, se lo analizziamo, è un termine molto profondo.
Consapevolezza vuol dire so a cosa vado incontro. Quando dico so a cosa vado incontro, non c'è solo un palloncino da gonfiare per una festa, o non c'è, ma ci sono anche i conti, perché c'è un aspetto finanziario difficile. Noi abbiamo le competenze per affrontarli, perché all'interno dei gruppi ci sono persone laureate in economia e commercio, ci sono degli avvocati, ci sono dei dottori, ci sono degli infermieri. Io credo che un gruppo di 42 persone, 46 persone con disponibilità totale, con competenze ampie come quest'anno, io credo che sia difficile di trovare un gruppo del genere. Noi siamo consapevoli che il progetto che dobbiamo portare avanti, da un tentativo di rimettere a posto i conti del comune, che sono difficili, ma non perché non voglio, qui abbiamo la presenza degli ultimi 25 anni di storia, quindi anzi io ringrazio, perché come ho già detto in tutte le riunioni, quando una persona prende un impegno, tutte le cose che fa le fa consapevole di voler fare il meglio, quindi confido su tutto l'impegno che ha profuso sia Alvaro Valentini che qui con noi, che Sauro Brisigotti, perché 25 anni di storia sono un quarto di secolo e loro sicuramente hanno messo il meglio che potevano. Quindi se siamo arrivati a oggi, siamo tutti vivi, vuol dire che l'impegno c'è stato. Però noi siamo consapevoli che per andare avanti sarà sempre più difficile, ci saranno meno aiuti, meno tante altre cose. Consapevoli che ci sarà da affrontare un periodo ancora molto difficile. Quindi siamo consapevoli. Il progetto nasce proprio dalla voglia di portare vivibilità all'interno del paese, e poi ognuno di noi che ha la responsabilità di perseguire degli obiettivi ci spiegherà come avrà intenzione di farlo. Grazie. Allora, adesso facciamo una carrellata di chi sono i candidati. Poi ognuno si presenterà da solo, che sono capaci, farà la presentazione del proprio gruppo di lavoro, presenterà il programma del proprio gruppo di lavoro. Quei gruppi di lavoro che sono aperti, così come sarà in evoluzione anche il programma, perché tanto se il... dire, una delle prime cose che abbiamo detto è l'ascolto, cioè dall'ascolto verranno fuori nuove idee, nuove proposte, nuovi problemi da risolvere. Quindi siamo pronti a questo. E allora adesso penso che è ora di cedere la parola al nostro amico Mirko. Allora, buonasera a tutti, io sono Costantini Mirko, sono un geometra. Ho lavorato praticamente per 10 anni nei cantieri edili, dopodiché ho avuto per 3 anni un ufficio tecnico e gli ultimi 2 anni e mezzo, seppur a tempo determinato, lavoro presso un ente locale che è la comunità montana di Urbania. Penso praticamente di essere a conoscenza di una panoramica del quadro tecnico che norma gli aspetti tecnici del comune, comunque da approfondire. E vi volevo innanzitutto fare qualche domanda che mi sono posta anch'io per farvi riflettere. Diciamo, le domande per migliorare il comune a cui uno dovrebbe rispondere sono 7-8. Io ho pensato molto bene a queste domande. Praticamente il discorso è questo: a quanto risale l'ultima concessione edilizia fatta per il Forte Alisauro? Non so, penso che saranno 5-6 anni. Perché chi ha provato a iniziare dei fabbricati e venderli a uso civile si è dovuto fermare al garage, come quella casa che c'è lì vicino alla Valera? Quali sono le attività che hanno aperto negli ultimi anni a Belforte e quante ne hanno chiuse? Perché non si è investito di più sul castello? Perché stamattina praticamente sul sito internet del comune l'aggiornamento degli eventi è aggiornato a settembre del 2010? Secondo voi questo è il modo di monitorare l'attività del comune? Secondo me no. Secondo me è evidente che non c'è un impegno concreto e nessuno segue queste cose. Come il castello, che è fermo praticamente da 10 anni.
Praticamente, a mio avviso, questo è un paese che è in costante declino. Se non ci fossero i poli industriali di Pratello, di Pian di Meleto, questo forse sarebbe un paese che ha la metà degli abitanti che ha, perché non si è cercato di sviluppare la microimpresa, non si è cercato di sviluppare l'imprenditoria giovanile e quelle aziende praticamente tecnologicamente avanzate che avrebbero potuto far fronte alla crisi attuale. Noi dobbiamo riuscire a migliorare i nostri servizi per far tornare le persone a vivere in questo paese, in definitiva. Questa era una breve premessa preoccupante dal mio punto di vista, che vi voleva fare riflettere praticamente su cosa è passato nei scorsi anni e su quello che ci aspetterà i prossimi anni se non si fa niente. Poi volevo elencare brevemente i punti del nostro programma all'interno del mio gruppo di lavoro, all'interno della mia materia, che sono i lavori edili e pubblici in generale, con la collaborazione anche all'associazionismo dei servizi con gli altri comuni. È normale che non abbiamo messo sul tavolo dei grandi progetti, perché lo sappiamo tutti, il momento di crisi che c'è, lo Stato taglia continuamente i fondi, è difficile arrivare ai finanziamenti, però c'è anche da dire che il comune di Belforte è messo forse peggio degli altri comuni. Perché praticamente abbiamo saturato tutta la nostra possibilità che avevamo di fare i mutui, arrivando a prorogare i mutui fino al 2040, e questo vuol dire che noi ci siamo indebitati ben l'8% che di legge dovrebbe essere l'indice di indebitamento del comune. Quello che i gruppi di lavoro hanno elaborato e quello che hanno evidenziato per fare dei lavori utili al comune sono praticamente pochi e si riescono a fare anche con poco denaro, perché li abbiamo elencati, sono 7-8. Il primo, abbiamo pensato che è utile, che bisogna risolvere il problema della velocità dei camion e delle macchine nella provinciale, prima che succeda qualcosa, perché tanto lo vediamo tutti come si svolge il traffico nella nostra strada, è bene arrivarci prima che succeda qualcosa di grave. La seconda cosa e realizzare delle camminate verde anche utilizzabili per chi va in bicicletta partendo dalla piazza, andando per via delle Campane, seguendo il fiume, facendo una camminata fino al vecchio campo sportivo, per poi allacciarsi alla nuova pista ciclabile che dovrebbe collegarsi a Pian di Meleto. Noi con la minoranza anni fa siamo riusciti a recuperare con l'onorevole Vannucci 40.000 euro che poi sono stati dirottati verso la scuola, giustamente, adesso abbiamo una scuola che funziona ed è anche antisismica. Poi secondo noi sarebbe bene anche cominciare a pensare, adesso che ci sono i prezzi un po' più bassi, di fare qualche impianto solare, diciamo per esempio al cimitero, per eliminare le spese delle luci del cimitero che le paghiamo tutte, oppure vedere se c'è la possibilità di farle anche sopra le coperture del comune o anche sopra la palestra. Un'altra cosa che ci è venuta in mente, che è molto particolare, è l'impianto di videosorveglianza, che questo è un progetto che viene dall'esperienza che ho visto io dove lavoro di là nella Vallata, dove l'hanno fatto sia il comune di Urbania sia il comune di Borgopace, lo stanno facendo un po' tutti, perché potrebbe essere un grande deterrente. I ladri prima o poi arriveranno anche da noi, come sono arrivati a Fermignano, come arrivano addirittura l'altro mese a Borgopace. E sarebbe un utile deterrente mettere 4 telecamere, una per ogni strada praticamente verso il paese, una per Sant'Angelo, San Sisto, per Sestino e una verso Pian di Meleto. Sarebbe già un deterrente solo mettere il cartello al cartello comunale dove praticamente si mette che il territorio del comune è sorvegliato da 4 telecamere fisse. È normale che queste telecamere dopo verranno normate come hanno fatto loro per la privacy, nessuno si sentirà leso nella privacy, perché queste telecamere alla fine sono tutte codificate e soltanto degli utenti definiti ci andranno a vedere queste telecamere. Infine, e non per ultimo impegno, volevo ricordare, praticamente volevamo fare dei lavori alla Toriola, perché io personalmente ho sempre vissuto in una piccola frazione che è praticamente Eviano, che è simile alla Toriola, e conosco benissimo quali sono i bisogni e le urgenze di chi vi abita. Praticamente mi impegno ad essere referente per i lavori che si dovranno un po' rifare nella piazza senza grandi spese di soldi, che come dicevamo prima, rimettere a posto le strade comunali, regimare le acque, fare una pulizia e uno sfalciamento costante nell'arco dell'anno, e andare anche a chiamare più spesso i tecnici della provincia per pulire e sistemare le strade che sono provinciali, che passano attraverso la frazione Toriola appunto.
Poi noi dobbiamo imparare anche a collaborare con i comuni vicini, non solo per i lavori edili che dicevamo prima, tipo la pista ciclabile, ma anche per i servizi e per tutte le strutture che abbiamo, anche collaborare con i castelli, collaborare con le strutture che abbiamo e creare una rete. Andando a utilizzare non solo queste strutture, ma anche le capacità e le competenze dei sindaci, dei consiglieri e dei dipendenti, cercando di instaurare dei meccanismi che portino allo sviluppo generale del Montefeltro. Noi dobbiamo cercare di fare una rete del Montefeltro, perché noi abbiamo un territorio di un'altissima praticamente vocazione storica che non viene utilizzata, perché praticamente non abbiamo le infrastrutture, non abbiamo le strutture adeguate, adatte, e non sono neanche pubblicizzate. Diciamo che il discorso mio è quasi finito. Io praticamente alla fine volevo fare a tutti voi un appello. Noi praticamente ci abbiamo messo in questo progetto l'impegno e la faccia. Ognuno di voi, diciamo, fuori dall'ambito familiare, ha degli amici, ha dei parenti, ha degli amici e dei conoscenti. Io praticamente vi chiedo di aiutarci e di unirvi a voi, unirvi a noi in questa difficile campagna elettorale, coinvolgendo, facendo riflettere tutte le persone che conoscete, che è ora di cambiare, di rinnovare e di ripartire di slancio dopo un letargo mentale e sociale di questo paese, di anni. Come giovani pretendiamo questo, e se ci date la preferenza votandoci, saremo in grado insieme di far vivere meglio anche voi, praticamente. Seguendo l'ordine, tocca a Melo. Il mio intervento è più corto, è stato bravissimo, però non è che appunto... Allora, innanzitutto voglio ringraziarvi anche io per essere questa sera, quindi dedicarci del tempo per la presentazione della nostra lista. Molti di voi mi conoscono, voi per il lavoro, voi perché comunque sia attivamente partecipo, secondo me, a Belforte. Sono infatti, faccio parte della Proloco ormai da 20 anni, la Claudia lo sa, era una storica insieme a me alla Proloco, e faccio attualmente ancora parte anche della vecchia amministrazione, di quella uscente, con il ruolo di assessore con la delega al bilancio. Nel caso di vittoria della nostra lista, con gioia andrò a ricoprire il solito ruolo, la mia una vocazione per i conti, voi per il lavoro, voi qua. Sono contento di questa cosa, naturalmente. Ho sposato praticamente il progetto dall'inizio, dalle prime riunioni. È inutile che la facciamo tanta lunga sulla cinghia che lo Stato ci chiede di stringere, vuoi perché i finanziamenti ce ne danno sempre di meno e le risorse mancano. È indubbio che il comune, il nostro, come quelli dei comuni vicini, fanno fatica a mantenere i servizi che hanno e a svolgere anche la semplice amministrazione comunale. Principalmente i punti che tratteremo io e il mio gruppo, nel mio gruppo siamo in pochi ma siamo tosti, ci sono competenze sia legali, giuridiche, sia fiscali, siamo pochi ma siamo forti nel mio gruppo. Naturalmente il gruppo è aperto, quindi chi vuole entrare ben venga, anche se non ha competenze in materia, troveremo comunque sia maniera di scambio di idee. I punti principali del mio operato e quindi del mio gruppo sono principalmente due. Provare a ottimizzare le risorse che ci sono all'interno del nostro comune e vedere se è possibile raschiare, dove è possibile, magari sprechi se ci sono, e quindi cercare di ridurre un attimino le spese comunali, che, come abbiamo già detto, sono ridotte all'osso. L'altro punto centrale su cui ci vorremmo concentrare, come avete visto anche dal Debian, è appunto l'istituzione di incontri periodici, vedremo poi con che cadenza farli, mensili, bimestrali, per cercare di informare la gente in maniera trasparente per quello che riguarda i tributi e per quello che riguarda proprio la normativa che riguarda il comune. Mi piacerebbe scambiare idee anche con la cittadinanza intera su questo punto, magari cercare di analizzare anche alcune voci di bilancio che magari ai cittadini possono non essere chiari, e quindi trovare maniera di scambio proprio dal basso, cioè nel senso i cittadini sono quelli che poi materialmente pagano le imposte, pagano i tributi,
mi piacerebbe che questa pillola amara fosse un attimino meno amara, magari sapendo cosa si sta per arrivare. Non evitare che magari ci arriva o il bollettino o l'F24 diretto, semplicemente da pagare. Quindi quello che vi chiedo è di darci la fiducia, noi siamo pronti a correre per questo progetto, però la spinta iniziale bisogna che ce la date voi il 25. Bravo! Buonasera a tutti, ci conosciamo ormai da qualche anno, ero di Piagnimelito, ma una bella ragazza mi ha portato per forte. Io parto dal perché voglio far parte di questo progetto. Una parte delle mie motivazioni la toccate anche Piero, però basta guardare un attimino intorno al tavolo dove ci sono tante persone, tanti ragazzi. Ognuno di loro, ognuno di noi ha delle qualità diverse, però secondo me ce n'è una che più mi piace, che ci accomuna tutti quanti, che è l'altruismo. E il termine esatto di altruismo è quella qualità morale di sapersi interessare agli altri. E noi con quello che stiamo cercando di fare vogliamo dare proprio questo segnale. Poi comunque la mia scelta deriva anche dal fatto che sono presidente da 4 anni della Proloco, con una bellissima esperienza, tuttora sono presidente, dove ho avuto modo di conoscere e di approfondire proprio il rapporto sociale con tanti di voi. Ho sentito tante cose, ho imparato tanto, sono cresciuto anche grazie a qualcuno di voi. Magari da qualcuno forse mi aspettavo qualcosa di più, ma serve anche questo per crescere. Io una cosa l'ho capita, perché perlomeno penso di aver sentito un po' la voce del paese in questi 4-5 anni comunque di esperienza. Io ho capito che il paese vuole cambiare, ma siccome il mondo sta cambiando e noi ovviamente da Belforte siamo più lontani rispetto al mondo e magari ci vuole un pochino più di tempo per capirlo, ma il mondo cambia per la mentalità, per la comunicazione, per gli strumenti che ci sono a disposizione, quindi oggi si comunica con altri strumenti e noi abbiamo le competenze e abbiamo anche la voglia di far parte di questo cambiamento, ma la responsabilità di questo cambiamento secondo me è in tutti voi, perché sarete voi a decidere se volete far parte di questo cambiamento, se vogliamo seguire il cambiamento del mondo. Semplicemente ci dobbiamo allineare agli altri, è la cosa più semplice da fare, si comunica in maniera diversa oggi, non è più come una volta, e noi lo stiamo dimostrando in maniera molto trasparente e semplice, anche con i palloncini che gonfiamo in piazza per i bambini, perché si fa così, si vive anche di questo, non si vive solamente con i bei discorsi, con le promesse politiche o con gli scontri. Si vive anche di piccole cose, perché io quando ho gonfiato quei palloncini quel giorno, li ho gonfiati per mio figlio che ha 3 anni e giocava con questi palloncini. Questa è la cosa più semplice, più banale, ma più bella che si può vedere in un paese. Delle persone che gonfiano i palloncini, va capita. Dobbiamo essere anche all'altezza di capire. Comunque noi vi proponiamo un'opportunità nuova, trasparente, e siamo consapevoli. Non fatevela sfuggire, perché probabilmente potrebbe anche non esserci un'altra opportunità. Poi veniamo ai punti programmatici amministrativi, perché ci vogliono anche i contenuti. E questi contenuti io li ho condivisi con il mio gruppo di lavoro, dove c'è Daniele Martelli, che è un giovane, e sottolineo giovane, imprenditore agricolo, ha fatto parte della passata legislatura, si occupava delle politiche agricole. C'è Giancarlo Montini, che è responsabile di una delle aziende che maggiormente ha contribuito per lo sviluppo del nostro territorio, anche lui ha esperienza amministrativa delle passate legislature. Gilberto Chienna, uguale, imprenditore agricolo, come referente alla comunità montana
nella legislatura 2004-2009. Noi insieme proponiamo, per essere concreti, cioè abbiamo fatto una scelta delle priorità in questo, ovviamente, perché le idee e i punti sono stati veramente tanti, i punti che abbiamo toccato, ma abbiamo dovuto scegliere delle priorità perché solo così si può iniziare a lavorare, scegliendo delle priorità. Noi proponiamo di organizzare incontri informativi per l'accesso ai fondi europei, considerando che tutti gli anni ne restituiamo tantissimi, semplicemente perché non sappiamo come possiamo accederci. Le persone non lo sanno che ci sono, ma andiamo indietro milioni di euro perché semplicemente nessuno sa che sono disponibili. E oggi abbiamo anche il tempo di poter sfruttare questa opportunità, perché c'è tanta gente che non lavora, tanta gente che non sa cosa fare. Un altro punto cardine secondo me è proprio quello dell'occupazione. L'altra sera ho sentito dire che da 820 mi sembra siamo diventati 780. Cosa aspettiamo? Che cosa vogliamo aspettare? Non si può basare l'economia di un paese solamente sull'industria, solo su chi ha la capacità di investire facendo industria e creando occupazione. Non è più così, il mondo sta cambiando. Io negli incontri che abbiamo fatto ho detto più volte, e anche lì qualcuno si è messo a ridere, ma si renderà conto che sono risate nell'aria, che noi abbiamo un enorme vantaggio, che è la qualità della vita del nostro paese, e va sfruttata. Se non è industrializzata come tanti altri paesi, se non è industrializzato Belforte come tanti altri paesi, bene, prendiamo questo vantaggio, esuchiamocelo. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare prima di tutto un tavolo di lavoro attivo con tutte quelle realtà imprenditoriali e quelle realtà economiche che sono intorno al nostro paese, non solamente nel nostro paese, perché noi vogliamo arrivare, dobbiamo arrivare a Mercatale, dobbiamo arrivare a Umbagna, andare a bussare le porte delle aziende per cercare posti di lavoro e creare occupazione a Belforte. Lo vogliamo fare, abbiamo iniziato e le aziende le porte ce le aprono, e abbiamo già dei risultati. E se volete approfondire questo tema, perché va approfondito a vantaggio di qualcuno, sicuramente di Belforte, io sono disponibile per approfondirlo, perché ci sono già degli argomenti seri e validi che meritano approfondimento. Poi un altro punto importante che ci siamo già attivati, che sarà a fronte di quello che sarà il PSR 2014-2020, che è il piano di sviluppo rurale della Comunità Europea. Noi lì vogliamo utilizzare, sfruttare ogni opportunità che ci sarà presentata, anche la più banale. Dei punti cardine del PSR che sarà presentato quest'anno, ci sono anche cose banali. Cioè, la valorizzazione dei frutti antichi, che è una cosa banale. Ma io penso a Belforte, tutti noi abbiamo un pezzo di terra. Va a iniziare a coltivare le piante di frutti antiche, le piante autoctone, creando, commercializzando i frutti e i derivati. Ma questa non è aria fritta, sono punti che la Comunità Europea metterà nel piano di sviluppo rurale. Quindi queste sono opportunità per noi che sicuramente contribuiranno per l'economia, la micro e con la macroeconomia del nostro territorio. Però dobbiamo essere pronti, Una pianta da tartufi ci mette 10 anni a entrare in produzione. Se poi entra, perché anche lì la percentuale è bassissima e non si sa. Quindi quello oggi non è più l'investimento da fare per chi ha un pezzo di terra. Oggi l'investimento da fare è quello che produce il reddito immediato. Come in questo caso l'esempio ce lo fa la Comunità Europea. Poi vorrei dire anche un'altra cosa che ha creato qualche sorriso, a mio avviso, di troppo. L'idea dei gruppi di lavoro. Siccome l'idea dei gruppi di lavoro non è che nasce come idea banale da questi ragazzi che sono qui belli sbarbatelli, anche questo definiti sbarbatelli. L'idea dei gruppi di lavoro, signori, la propone la Comunità Europea. I gruppi di lavoro della Comunità Europea. Nei gruppi di lavoro della Comunità Europea c'è anche l'Italia, dove si decidono come vengono destinati i fondi e come vengono fatti i progetti.
Questi sono i gruppi di lavoro, noi non è che ci siamo inventati qualcosa, noi semplicemente abbiamo cercato di ripetere quello che fanno quelli che hanno più competenze di noi. Poi come ultimo punto mi allaccerei, che poi l'ho messo anche, l'abbiamo messo anche nel programma, è il ripristino della pompa di benzina. Allora, io non vedo nella pompa di benzina il ripristino per una comodità per il nostro paese, perché per comodità e per necessità oggi ci si sposta senza problemi, ma secondo me è quel meccanismo che si può innescare riattivando il distributore, che può essere quello della concorrenza. Semplicemente noi lo dobbiamo riattivare non per comodità ma per la concorrenza, perché la concorrenza è quel mezzo che ci permette di risparmiare dei soldi, e questo l'avete visto, perché da quando abbiamo chiuso il distributore di carburanti qualcuno ha aumentato i prezzi. Quindi io ho concluso il mio intervento rimarcando nuovamente il senso di responsabilità che ha ognuno di voi nei confronti di questo paese. Se volete cambiare avete la possibilità di farlo con dei giovani competenti, perché dal mio punto di vista noi siamo giovani competenti. Qualcuno di noi sicuramente ha anche l'esperienza per poter affrontare un percorso del genere, perché poi ci conoscete bene, bene tutti quanti, sapete benissimo qual è il nostro livello di esperienza personale, e quindi non aggiungo altro. Vi ringrazio e buona serata. Sembrare che parla sempre lui, ma adesso è l'ora di Leo con la parte importante. Non porta in giro perché sono più vecchio. A me piacciono gli obiettivi impegnativi. Molti di voi già mi conoscono, ho lavorato per 20 anni con Alvaro. Sono entrato con lui che le aziende fatturavano, mi ricordo, il primo budget con Alvaro Boscalini è stato di, se non facciamo 10 miliardi di lire, un casino. Quando avevo bisogno di trovare nuovi stimoli, il gruppo faceva 250 milioni di euro di fatturato. Abbiamo creato gruppi di lavoro, ci sono dati degli obiettivi anche per alcuni strani, ma abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti finché siamo arrivati anche a essere tra i primi 2 o 3 gruppi a livello europeo. Ho avuto il piacere di lavorare con dei gruppi di lavoro dove c'era anche Matteo Brisigotti, c'era Domenico Abruzzese che qua. Siamo riusciti a fare tutta la ricostruzione della ex Jugoslavia con i prodotti che partivano da Belfort. Abbiamo cambiato il modo di progettare le autostrade in Italia e in Europa, sempre frutto dei gruppi di lavoro, e in questo caso si lavorava dalla Futura di Belfort. Io credo nel gruppo di lavoro e credo anche negli obiettivi impegnativi, e tra tutte le disponibilità ho avuto il piacere di confrontarmi in più di una serata, e abbiamo creato una squadra e abbiamo dovuto mettere al corrente di cos'è il castello ad Alvaro Valentini. Adesso parte la battuta. Alvaro Valentini credo che sia stato per tanti anni colui che si è battuto molto per lavorare nel progetto Castello, fa parte del gruppo di lavoro con grande entusiasmo, fa parte del gruppo di lavoro con me e i due fratelli, la Martina e Tommaso Battazzi, e fa parte del gruppo di lavoro con me l'Agnese Mezzanotti. L'Agnese addirittura laureata in lingue e ha un curriculum, una specializzazione in gestione e creazione di eventi impressionante. Mi sono confrontato con lei per un po' di tempo. Cioè, è una risorsa a disposizione del paese, credo che poche aziende si potrebbero permettere di tenerla nel proprio organico. Io credo che questa squadra ha tutte le carte in regola se noi abbiamo a disposizione la gestione della struttura Castello, che è l'obiettivo che ci siamo posti, per portare la struttura del borgo e del castello a una riqualificazione, renderla
un'opportunità di incasso per il comune e un'opportunità per impiego di lavoro. Il nostro obiettivo è quello di far funzionare il castello e il borgo. Dedicheremo il tempo, dedicheremo tanta fatica, però sono convinto che i mezzi e gli strumenti per farlo ci sono. Io come mestiere da 4 anni a questa parte, proprio perché ho voluto cambiare vita, cioè basta fare il top manager, non ne volevo più sapere. Vita più modesta, più tranquilla, però sono nel settore dell'enogastronomia, del turismo, e credo che oggi avere una struttura come il Castello di Belforte sia una grandissima risorsa. Possiamo creare degli eventi, possiamo creare dei rapporti di gemellaggio con i paesi esteri, anche nazionali. Io non ho difficoltà a gestire questo progetto perché comunque lo faccio per il mio lavoro di tutti i giorni. Cioè io sono a contatto con tante strutture a livello europeo di enogastronomia dove ci sono gemellaggi normalmente. Quindi è solo questione di attivarsi, metterci l'impegno, e poi io mi auguro solo, chiaramente con i vostri consensi, che il gruppo di lavoro che ho appena citato diventi un po' più grande, cioè le porte sono aperte. Se dovessimo raccogliere i consensi del paese e attivarci per mettere in piedi questo progetto, e spero veramente di poterlo fare, se il gruppo di lavoro da 5 che oggi siamo diventa di 15 o 20 persone, io credo che chi ci guadagna è solo il paese di Belforte. E l'ultima cosa, una parola che scriveremo in stampatello su tutte le cose che faremo sarà trasparenza. Tutte le operazioni che faremo le terremo aggiornate con la massima trasparenza. Se qualcuno non ci capisce, che ce lo farà capire, che ce lo chiederà, ne saremo grati. Il nostro progetto è questo. Poi dopo, a fine presentazione, dibattito, domande, più ne fate più siamo contenti, insomma. Grazie. Adesso presentiamo uno dei più piccoli che c'è nel nostro gruppo, che è Alessandro, il più piccolo. Buonasera, io ringrazio Piero per la fiducia che mi ha dato in questo mandato, insomma, in questa missione. Inizialmente con Bocciano ho evitato per motivi personali che possa essere bene strumentalizzati in questa occasione. D'altra parte però sono venuti a mancare degli eventi importanti, perché questa rivista a un minuto, quindi pur di non riesce mai, non l'ho fatto nel tempo, non ho accettato volentieri di far parte di questa lista. Mi ero affidato insomma il reparto ambiente ecologia, non nascondo che sono molto contento di questo, perché è una cosa che sta particolarmente a cuore. Niente. Nel mio gruppo trovo Roberto Pagliardini, cioè di venire a dare il suo contributo, Lazzaro Baffioni, che lui è nell'ambiente, e Diego Pagliardini, che come sempre si fa sempre il cuore in queste tematiche. Niente, cosa si può fare per l'ambiente ecologia? Innanzitutto noi non stiamo in città, quindi non è che siamo messi male in questo punto di vista, però chiaramente sono azioni da fare per preservare al massimo e tutelare il nostro ambiente. Sicuramente è chiaro, l'idea di, come diceva prima Enrico, il progetto di frutti antiche, insomma, per sfruttare al massimo il nostro ambiente. Altri punti che ci sono da poter coltivare, sì, comunque sia, vedere anche l'ambiente come una risorsa economica, no? Tanto non possiamo più contare tanto sulle imprese private, tanto la situazione economica è quella che è, la conosciamo tutti, quindi probabilmente noi con questo ambiente che ci troviamo possiamo anche trarre un vantaggio economico. Possiamo dire adesso un'ottima risorsa che posso liberare di sfruttare. Ci sono per esempio, dobbiamo fare qua terreni ecologici, sfruttando la struttura del castello, potremmo creare percorsi, anche con mountain bike,
ho degli amici che vanno fino a Trentino per fare una corsa in mountain bike, vedono dei paesaggi da sfruttare, ma fai solo valorizzare, insomma, per farli conoscere, per fare le tue punte di forza. Niente, qua i punti che ho messo nel programma sono, per dire, generici, però chiaramente vanno ampliati col tempo, non devo fare promesse troppo grandi che poi magari lasciano il tempo che trovano durante la campagna elettorale. Una cosa a cui abbiamo messo, che ci teniamo molto, sul consiglio di Lazzaro Baffioni, la casina dell'acqua, che hanno già fatto Sestino, che niente, insomma, è un distributore di acqua potabile a basso costo, curato dal comune, dove la gente con pochi spicci, insomma, si prende 5 centesimi al litro. Si prende dell'acqua, insomma, potabile, con i parametri a norma. Questo ovviamente taglia anche il discorso di inquinamento, delle bottiglie di plastica, del trasporto dell'acqua, quindi è una cosa che sembra piccola, ma nel suo contesto come sia fa la differenza. Poi abbiamo messo un punto forse anche un po' ambizioso, qua è uno studio di fattibilità per un mini trasporto pubblico. Ora sembra un po' turistica, però abbiamo indagato e i due terzi dei fondi europei dedicati appunto al turismo, al trasporto pubblico, ritornano indietro, quindi si parla di miliardi di euro europei, no? Adesso non so finché riusciamo a sfruttare, però così vogliamo qui uno studio di fattibilità per fare un piccolo trasporto dal comunale, tra i comuni adiacenti. In particolare per chi va al lavoro, che lascia la macchina 4 ore ferma davanti alla fabbrica, insomma, e impegna la macchina, impegna anche le risorse economiche per una cosa che poi lascia, insomma, dura, cioè, è solo detersivo per fare da casa al lavoro. Niente, tutto qua. Bravo! Adesso parliamo di cultura e tradizioni. Nella cultura rientra anche la scuola. A presentarci il progetto, a presentare il gruppo di lavoro, c'è la Fedi, che è una mamma, è una piccola maestra, eccetera, eccetera. Via! Non è il mio forte parlare, non così tanta gente, non l'ho mai fatto, quindi abbiate pazienza se il mio discorso non filerà proprio bene. Allora, sono nel gruppo, sì, Culture e Tradizioni, come ha detto Piero, e nel programma abbiamo messo l'impegno costante nel mantenere attiva la scuola primaria, come ha ben fatto Sauro in questi anni, e penso di poter portare avanti questo progetto perché ho vissuto questo problema da genitore prima e tuttora. Poi ho seguito anche con tante Eleonora Betti il progetto ECOL che ha fatto insieme a Sauro per mantenere aperto il plesso e ci ha permesso di avere i numeri per fare le classi in questi anni. Quindi penso di portare avanti la strada che ha intrapreso Sauro in questo caso. Faccio parte del consiglio d'istituto, ecco la nuova dirigente. Mi sto già muovendo per reperire i fondi per l'acquisto di materiali che servono alla nostra scuola. Nel mio gruppo c'è l'Eleonora, quindi ha esperienza in questo senso, mi darà una buona mano. Per quanto riguarda l'organizzazione delle serate culturali a tema, io faccio parte dell'associazione La Ginestra, che in quest'ultimo periodo non ha fatto delle grandi attività. Cercherò di riorganizzarla, di sostenerla per fare nuove attività per i bambini e per i ragazzi. So che ci sono dei progetti da fare insieme agli altri comuni per fare delle attività per i ragazzi dai 14 ai 23 anni. Possiamo, faremo questo, percorreremo insomma questa strada anche insieme agli altri comuni per creare dei progetti che coinvolgono i nostri ragazzi. E quelli che sono nel gruppo con me possono aiutarmi benissimo a potenziare questa associazione che già esiste e portare avanti anche dei nuovi progetti con delle nuove idee che derivano dalle competenze di ognuno di loro. Mi conoscete tutti, penso di aver dimostrato di aver dato sempre il mio tempo per questo paese e voglio continuare a farlo.
sulla sanità e sui servizi legati alla sanità si parla Davide. Buonasera a tutti, è veramente emozionante vedere così tanta gente a partecipare alla nostra presentazione e fa veramente piacere. E volevo cominciare parlando innanzitutto del motivo per il quale mi sono, diciamo, avvicinato al gruppo permanente per Belfort. Il motivo è molto semplice, è perché mi sono piaciute fin da subito le idee, ma soprattutto l'idea nuova e vivace di lavorare tutti insieme con Belfort e soprattutto sfruttando la forza e la dinamicità dei gruppi di lavoro. Chiaramente l'ambito in cui penso di poter dare, diciamo, un aiuto maggiore al paese di Belfort è l'ambito sanitario, l'ambito chiaramente in cui lavoro e dove posso mettere a vostra disposizione le mie conoscenze, la mia competenza e anche i miei rapporti col panorama sanitario. Grazie infatti all'esperienza triennale nel Consiglio dell'Ordine l'ho ampliato molto e ho fatto delle esperienze formative veramente importanti e credo che queste esperienze le posso riflettere in maniera ottimale anche sulla nostra popolazione, poiché pur essendo piccola sono convinto che sia ricca di voglia di sapere. Questa voglia di sapere in realtà ha un obiettivo semplice, quello di migliorare e aumentare la qualità della vita sociosanitaria del nostro paese. I punti che abbiamo inserito nel programma al capitolo sanità e servizi non sono né slogan elettorali e neanche promesse realizzate, sono semplicemente delle esigenze che sono emerse dal confronto durante le assemblee pubbliche e chiaramente durante il nostro percorso chiunque ha nuove idee, nuovi consigli o anche delle eventuali contestazioni le può fare tranquillamente perché verranno analizzate e se diciamo di valida importanza verranno tenute in considerazione. Questi punti che abbiamo inserito sono dei punti semplici, abbiamo innanzitutto l'obiettivo di potenziare il sistema sanitario ambulatoriale sia come medico ma anche mediante l'inserimento di specialisti. Non è semplice anche perché sono molte le normative che regolano, diciamo, le regole a livello di ASL. Però noi ci vogliamo provare, sia con l'inserimento di eventuali medici pubblici che di specialisti privati. Un altro punto importante è il sostegno che vorremmo dare ad anziani e a disabili, anche semplicemente aprendo un punto per le prenotazioni. Il CUP è stato, diciamo, un punto interrogativo per la Regione Marche, nel senso che è un progetto di dimensioni molto grandi, però in realtà non ha dato i frutti che si aspettavano, ma cercheremo di farlo anche con una semplice assistenza burocratica, poiché la burocrazia in Italia sappiamo benissimo che è un cavallo di battaglia delle istituzioni, e nonché un semplice trasporto per le visite, per prelievi, prestazioni sanitarie di vario tipo. Chiaramente il tutto grazie al supporto di volontari, poiché nel nostro programma molte cose saranno svolte da volontari. Il terzo punto, che mi riallaccio al discorso di prima degli eventi formativi, è quello che riguarda corsi di formazione sulle tematiche più importanti della salute. Basti pensare all'alimentazione, ma anche a corsi che hanno avuto, diciamo, poca frequentazione come il corso della defibrillazione. Abbiamo un defibrillatore qui sotto, ma non sono tante purtroppo le persone che sanno usarlo. Oppure anche un corso che riguardi il primo soccorso pediatrico, è stato fatto anche a Pendimeleto, organizzato dalla Croce Rossa, ho visto in collaborazione con il Comune di Belfort, questa è una bellissima cosa e penso che comunque riproporlo spesso non faccia che bene. E in ultimo un punto che direi dulcis in fundo, è un punto che riguarda il futuro, diciamo, sanitario, perché riguarda le conferenze dei sindaci. Le conferenze dei sindaci sono praticamente degli incontri dove si possono decidere delle sorti importanti. Basti pensare ad esempio a quella che c'era stata sull'ospedale unico che si doveva fare a Fosso Seioli. E la partecipazione a questo evento, diciamo, a livello di entroterra non era molto
non si faceva molto sentire, e questa era una pecca, perché comunque, come anche il dottor Grini, che tra i gruppi di lavoro aveva fatto un articolo, lo spostamento di un reparto importante come l'emodinamica a Fosso 6 ore, per noi che stiamo già un'ora da Pesaro, può significare eventi tragici, perché non diventa più un'ora, è un'ora e 20, un'ora e 4. Quindi sono temi estremamente importanti, e io insieme al mio gruppo cercheremo di rendere il sindaco, futuro candidato sindaco, competente. E detto questo, ricordo che nel mio gruppo di lavoro ci sono due persone altamente specializzate. Abbiamo il medico di emergenza, il dottor Michele Grini, e la Luana Valentini, infermiera specializzata. Persone che stimo e che sono sicuro che nel nostro cammino, se veramente avremo la possibilità di camminare tutti insieme, sono convinto che ci sosterranno e che non si tireranno mai indietro di fronte a un impegno così importante per la popolazione. A questo punto io l'intervento l'ho finito. Buonasera a tutti, ho deciso di appartenere a questo gruppo perché sono convinta del fatto che avere forte serve un forte rinnovamento e cambiamento, e chi meglio dei giovani può darlo. I miei studi universitari, le mie esperienze lavorative e le mie predisposizioni umane mi hanno portato a candidarmi come consigliere nel sociale, un settore piuttosto ampio e complesso, dove i servizi sociali comunali affrontano ogni giorno problematiche relative agli anziani, ai giovani, all'handicap e ai minori. L'attuale legislazione nazionale e regionale ha tagliato i fondi, per cui noi non possiamo promettere grandi cose, ma cercheremo comunque, attraverso un gruppo di volontariato, se è possibile da parte del Paese, di mettersi a disposizione di chi ha bisogno. Basterebbero 10 persone che dedicassero un'ora alla settimana ciascuna per poter fare grandi cose. Cercheremo di potenziare ed integrare la legge 18, che si occupa dell'assistenza domiciliare ai giovani con handicap, la legge 30 per le famiglie in difficoltà economica con più di 3 figli. Istituiremo un centro d'ascolto per tutte le problematiche dei cittadini in difficoltà, con personale competente in ogni settore. Non a caso abbiamo dietro di noi un gruppo di 46 persone, ognuno col proprio bagaglio lavorativo e personale. Lo scopo del punto d'ascolto è proprio quello, come dice la parola stessa, di ascoltare, perché l'ascolto è una cosa essenziale sia per chi lo dà che per chi lo riceve, cercando poi di indirizzare gli utenti verso il servizio a loro più consono, come i giovani disoccupati verso il centro per l'impiego. Daremo informazioni riguardo alle agevolazioni di cui possono usufruire in base alle legislazioni nazionali e regionali, come la legge 104, la legge 13 e le agevolazioni fiscali, con l'IVA ridotta al 4% per l'entità. E in ultimo, solo per citazione, daremo un forte sostegno alle problematiche sempre più frequenti che la crisi economica ha aggravato sulle famiglie. Quindi valorizzeremo il rapporto tra amministrazione comunale e Caritas già esistente interparrocchiale tra i comuni di Pianimeletto, Belforte e Lunano. Ringrazio il mio gruppo di lavoro, che è composto dalla Claudia Battazzi, che c'è stata di grande aiuto in questo periodo, la Francesca Neri, la Monica Angeli e la Mara Cangiare, alla quale passo la parola. Buonasera a tutti, io ho deciso di unirmi a questo gruppo e di candidarmi perché la mia professione di operatrice sociosanitaria mi porta ogni giorno comunque a contatto e a conoscenza sulle problematiche delle persone sia malate che anziane che disabili, ed è per questo che voglio mettere a disposizione le mie competenze e le mie conoscenze alle persone bisognose del comune di Belforte. Vorremmo fare una valutazione del bisogno tramite un'indagine che viene fatta porta a porta per conoscere comunque le esigenze sugli anziani, per poi proporre a loro il tipo di assistenza che viene dovuta. Informarli sulle leggi che tutelano queste persone bisognose, dare delle informazioni sugli enti a cui loro possono rivolgersi, informare sulle erogazioni di contributi economici tramite ad esempio il progetto che c'è adesso, che si chiama On Care, è specifico per gli anziani non autosufficienti. Informare di un contributo che c'è, è di 200 euro al mese, non è chissà cosa, però è rivolto alle famiglie che provvedono da sole
o tramite delle badanti all'assistenza dei propri familiari non autosufficienti. L'assistenza domestica, che è prevista tramite il comune di 2 ore settimanali, sembra poco, ma alla fine è sempre qualcosa. E vorremmo effettuare un trasporto sociale, comunque attraverso i volontari, compresa me stessa, offre assistenza per questa esigenza a queste persone, perché ce ne sono tanto, tanto bisognose. No. Il nostro progetto quindi è nato per voi ascoltare, supportare tanto, sì, le persone bisognose, che sempre più spesso, anche nella nostra zona, vivono comunque delle situazioni difficili e anche, secondo me, di solitudine. Ringrazio tutti e scusate l'emozione. Buonasera a tutti, io sono la candidata per le politiche giovanili. Volevo innanzitutto spiegare in poche parole cosa si intende per le politiche giovanili. Ecco, si intende tutte le misure attivate nel territorio che hanno lo scopo di offrire ai giovani tutti i mezzi e gli strumenti per poter vivere al meglio la loro vita nella nostra società. E lo scopo quindi è quello di potenziare, di migliorare tutti gli ambiti che influenzano la vita dei giovani, quindi lavoro, scuola, università, benessere, salute, creatività, arte e tanto altro. Crediamo che per poter fare questo sia necessario da prima ascoltare i giovani, quindi in qualche modo aiutarci per poterli aiutare, quindi prima chiedere di cosa hanno bisogno per poi far fronte alle loro esigenze. Per questo pensiamo sia utile istituire delle serate dove possono essere appunto richiamati tutti i giovani, ma non solo, per poter con loro appunto confrontarci e capire le loro esigenze. La motivazione per la quale mi sono esposta in questo settore risiede proprio in questo, nel senso che credo che i giovani possano confrontarsi benissimo con me, possa essere una persona alla quale possano rivolgersi senza nessun tipo di barriera o senza nessun limite che magari invece ci potrebbe essere con persone più grandi di età. E quindi fungere da tramite tra i giovani e gli adulti, non che io non lo sia, ma di età magari maggiore, e quindi far fronte a tutte le loro esigenze. Ecco, i punti del programma sono stati fatti tutti insieme, però ovviamente bisogna prima confrontarsi con loro, penso che siano punti importanti, poi ovviamente possono essere cambiati in base a quello che ritengono loro più consono. Si parte da piccole cose, quindi organizzare degli eventi, tra cui eventi sportivi come gare di calcetto, oppure corse podistiche, raduni equestre, gare di mountain bike, come diceva prima Alessandro. Anche un altro punto importante era anche quello di istituire un punto di ritrovo per i giovani, potenziando qualcosa di esistente o creando qualcosa di nuovo in una delle tante strutture inutilizzate comunali, con lo scopo appunto di unire i giovani, farli stare bene, svagarsi, fare tante attività. Noi avevamo pensato anche di creare una sorta con Alessandro, una sorta di sala prove dove poter radunare anche le band emergenti, e quindi anche questa scuola di musica, sì, poi sempre a seconda di quello che vorranno loro. Un altro punto importante è quello di ricercare, come hanno detto un po' tutti, i contributi europei. Vi sono contributi europei per ogni regione che vengono stanziati per appunto le politiche giovanili. Vi sono anche tanti bandi, per esempio per il 2014 sono stati
pubblicati già diversi bandi per quanto riguarda gli imprenditori giovanili, quindi dare dei contributi per la realizzazione di nuove imprese per i giovani, ma come questo tanto altro. E in questo mi riallaccio un po' anche al centro di ascolto di cui parlavano prima, dove i giovani comunque possono informarsi su questi bandi, capire come poter muoversi all'interno di questo. L'ultimo punto è quello di creare delle, organizzare delle serate a tema dove dei specialisti parlino dei rischi sociosanitari che comunque in questo periodo stanno diventando sempre più importanti in tutto il mondo, non solo nel nostro piccolo. E quindi parlare di tutte quelle malattie trasmissibili e non malattie trasmissibili quali quelle trasmesse sessualmente, oppure soprattutto adesso si pone molto l'attenzione sulle malattie non trasmissibili. L'OMS ha anche pubblicato un piano di prevenzione e di controllo che va nel 2013-2020, un continuo di quello già preesistente, dove appunto si parla della prevenzione di queste malattie, che è stato fatto un'indagine e il 63% dei decessi nel mondo nel 2008 sono legate proprio a queste malattie. Queste malattie sono innanzitutto malattie cardiovascolari, diabete, tumori, malattie respiratorie, sono legate a quattro fattori che continuamente si sente parlare nella tele, in piazza, dappertutto, che sono appunto la cattiva alimentazione, l'inattività fisica e l'eccessivo consumo di tabacco e di alcol. Quindi questi incontri saranno proprio atti, ma aperti a tutti, non solo ai giovani perché sono problemi di tutti, a spiegare come poter prevenire e cosa ci si aspetta se si va avanti in questo modo. Non che sia un problema nostro, ma è un problema di tutti, quindi è bene che venga affrontato. Niente, nel mio gruppo non sto a spiegare ad uno perché tanto li conoscete tutti, c'è Cesare Bertini, Orazio Cappellacci, la Giorgia Barogi, la Giorgia Milini, Elisa Turchi, Stefano Schiaratuna e la Cristina Montini. Sono tutte persone estremamente competenti, di fiducia, che come me sono altrettanto motivate, credo, e spero che possano aiutarmi nel portare avanti questo progetto. Allora cosa fa il sindaco alla fine? Non sembra quasi che il sindaco è... sono già tante competenze, vero lui? Allora, il sindaco fa principalmente il garante della correttezza e dell'attività dei gruppi di lavoro, quindi il sindaco è la spinta dei gruppi di lavoro, è quello che raccoglie le informazioni, cerca di sostenere l'attività dei gruppi. E essere garante vuol dire anche essere consapevole che non bisogna lasciare nessuna possibilità. Tutte le opportunità vanno sfruttate, cioè ognuno di noi ha la competenza per sottolineare una nuova opportunità e insieme sicuramente riusciremo a fare delle cose importanti. Questo è un gruppo che ha 35 anni di media, no? L'abbiamo già detto prima, quindi non giovani, ma 35 anni adesso proprio non si è proprio dei bambini, no? 35 anni già c'è chi lavora da quasi 20 anni, chi è laureato lavora da 7-8 anni, quindi sono impegnati nella vita, nel lavoro. La vita ci ha dato anche qualche schiaffa, no? Ormai a quest'età non è che siamo proprio così sbarbatelli o innocenti. E quindi diciamo che questi giovani sono diventati grandini ormai, eh? Quindi è ora di dare un aiuto e una spinta a questo gruppo. E questo è quello che vi chiediamo. Grazie a tutti.
per fare delle ulteriori spiegazioni, se avete bisogno, a parte che adesso potete fare tutte le domande che volete, basta che inseminate, cioè noi siamo presenti a turni nella sede che abbiamo fatto lì vicino alla piazza vicino a Maggio, quindi normalmente lì si trova qualcuno con il programma alla mano, con la capacità di spiegare un po' tutti i punti e anche di raccogliere le nuove adesioni, perché quel cartello che vedete dietro a Mario, cioè lì sono disponibile e ci sono ancora tanti posti, quindi andiamo avanti. C'è qualcuno che vuol dire qualcosa? Dove vai, Gialli? Vai via? Fermati. No, se c'è qualcuno che vuole intervenire sia dei gruppi che da... Ma io non mi alzo in piedi perché non sono una candidata. Io credo, vorrei soltanto dire che ho aderito a questo gruppo non da subito, perché chiaramente all'inizio conoscevo, forse non condividevo nemmeno appieno questa modalità nuova di lavorare, perché chiaramente quella che loro hanno intrapreso è una metodologia di lavoro mai vista finora. Io credo che in 20-30 anni di storia delle elezioni politiche io non mi ricordo di aver visto un gruppo di lavoro così coeso, così preparato, così organizzato, che dire i giovani non ci danno fiducia è una parola brutta, ed è per questo che io ho deciso di partecipare. Ho deciso di partecipare all'ultimo perché mi sono guardata allo specchio e ho detto: io ho 59 anni, sono grande e sono molti anni che non partecipo, ma io faccio l'assistente sociale da 35 anni, lavoro soprattutto con gli anziani e ogni giorno vedo che noi facciamo più fatica a dare agli altri, e spesso ho nella casa di riposo che io dirigo persone giovani di 40-50 anni che vengono da me, che sono ricoverati, e io dico: ma noi siamo in grado di dare assistenza, di fornire qualcosa di nuovo a queste persone? Perché lo spirito, la grinta che loro questa sera hanno dimostrato, perché veramente ne hanno dimostrata tanta, noi non ce l'abbiamo più. Non ce l'abbiamo né a livello di lavoro, perché nonostante la Fornero voglia prorogare ancora a 67 anni la pensione, noi non abbiamo più le forze di 30 anni, perché anche se apparentemente siamo giovani e magari dinamici, comunque non abbiamo i vostri 35 anni, la vostra forza, la vostra caparbietà, la vostra preparazione. Perché io lo ammetto, all'inizio il vostro progetto non l'avevo capito, perché comunque mi sembrava una cosa più grande, una cosa forse alla quale ho sempre aspirato nel mio inconscio, ma non sono mai riuscita a realizzarlo, perché chiaramente è mancata questa forza che voi in questo momento, nel 2014, avete. Quindi io credo che questa spinta che mi ha indotta a ritornare e a sostenervi non solo come assistente sociale, ma come mamma, come cittadina di Belforte. A questo proposito io vi voglio ricordare un proverbio canadese al quale io menziono spesso nei corsi dove insegno, perché insegno ai corsi OSS, dove ci sono ragazzi e ragazze che in futuro dovranno occuparsi di noi, della nostra assistenza, perché noi fra 20 anni, se siamo vivi, avremo bisogno di voi che ci guardate, voi che ci accudirete. Per cui noi dobbiamo riporre le nostre speranze in voi, dobbiamo riporle in questi giovani, perché saranno loro i detentori del nostro futuro, della nostra vita. E questo vecchio proverbio canadese, a cui tengo tanto, dice questo: due cose i genitori, gli educatori, ma soprattutto i cittadini devono dare ai giovani, ai figli, devono dare le radici e le ali. Le radici sono la nostra storia, l'educazione che viviamo. La storia del paese che voi avete elencato, quindi la storia che hanno fatto i sindaci di prima, le tradizioni, qualcuno si occupa di tradizione, e le ali. Le ali cosa sono? Le ali sono quelle necessarie per volare, per spiccare il volo verso i progetti di cui a voi avete parlato, che secondo me sono dei progetti non stratosferici, sono semplici, perché dettati da una grande parola che ha detto Piero per primo, l'altruismo. Una parola che non è più di moda in un momento in cui le persone vivono sempre più racchiuse nel proprio nucleo familiare, senza
a volte affacciarsi a vedere che fuori della porta c'è qualcuno che ha fame, e a volte basta un sorriso, basta una patta su una spalla per aiutare uno a non ammazzarsi, perché questo è quello che succede oggi. Quindi io quello che vi auguro è che voi avete dimostrato questa sera di avere, voi avete delle grandi radici, ma tanto grandi, l'avete dimostrato. Ognuno di voi, col vostro programma, con il vostro entusiasmo, ha dimostrato di avere delle radici solide e quindi delle ali grandi, perché più grandi sono le radici e tanto più grandi sono le ali. E quindi io vi auguro questa sera di spettare un volo molto alto verso i progetti che voi avete detto, che sono progetti rivolti a noi, che li avete costruiti per voi, per i vostri figli, ma soprattutto per noi che siamo grandi e che vi vediamo giovani, ma in voi riponiamo tutta la fiducia. E non abbiate paura, perché a volte volando si può cadere, ma se le ali sono forti il volo riprende, e riprende molto in alto. E noi, io credo a nome di tutto il gruppo delle 46 persone che poi parleranno, mi va di dirvi, ragazzi, buon volo, tanti auguri, grazie. Allora, io non ho fatto parte dei gruppi perché quando ho ricevuto molti messaggi, molti inviti, però non sono sempre stato dell'idea che due liste siano meglio che una, che ci voglia un contraddittorio e un'opposizione in qualsiasi cosa si faccia. E ho sentito molte belle parole stasera, avrei molte domande. Come Belfortino mi sono sentito anche un po' offeso, perché c'è chi ha detto che gli agricoltori sono quasi mezzi imbecilli, che non possono attingere i contributi perché non lo sanno e quindi c'è bisogno dell'imbeccatura, mentre invece i contributi del PSR non è che uno li rimandano indietro, li rimanda indietro la regione, alla comunità europea, perché a volte la burocrazia è talmente snervante. Ci sono piani di miglioramento che ti costringono ad indebitarti per 100.000 euro quando un agricoltore magari ha solo bisogno di una bara falciante o di una rotavalle. Ho sentito dire che c'è bisogno di corsi perché per sentirsi dire che il fumo fa male. Ho sentito dire che il programma è questo, però magari cambiamo. No, il programma è uno e a quello bisogna attenersi. Ho sentito dire che questo gruppo esprime dalle radici profonde un grandissimo rinnovamento, ma vedo candidato sindaco, uno che ha già fatto il vice sindaco, un consigliere, futuro assessore, uno che ha già fatto il consigliere assessore. Ma la mia domanda è... Queste sono tutte cose personali, diciamo, come cittadino, ma siccome rivesto anche una veste, che è quella di presidente dell'associazione Tartufai Tartuficoltori di Belforte, che nell'ultimo anno penso abbia fatto molte cose, perché vedersi in una lista un futuro candidato all'ambiente, figlio di uno che voleva comprare e recintare un'area, è veramente, questa è una cosa più offensiva che un Belfortino potesse sentire. Componente del direttivo dell'associazione, mi piace fare silenzio. Allora io mi domando, mi chiedo a
hai sempre chiacchierato lì fuori, come hai fatto a capire che ho sentito. Questo, sei molto intelligente. Ho sentito tutto, allungando il collo, ho sentito. E il fatto che non abbiano mai accennato alla questione Gaggio, che non è solo un fatto ambientale, ma un fatto anche economico, perché se uno va al Tartucchi, guadagna 5.000 euro, ne guadagna 10, va dal barbiere una volta di più, va a comprare una volta di più uno yogurt, va a comprare una volta di più il pane, va a comprare una volta di più le scarpe. Scusa, guarda, io solo una cosa, io non vado a Tartuffi, non vado a caccia e mio, non sono proprietario di terra, ne ho un po' mio suocero, ma c'è stato un bar, e non mi intendo neanche del Gaggio, io ti rispondo in maniera proprio disinteressata al massimo. C'è stato un bando pubblico in tribunale per un anno, ok? E una persona di Belforte ha fatto l'offerta, come magari anche altre di altre zone d'Italia. Io dico, ma perché te non hai fatto l'offerta quando eri in bando? No, io dico un'altra domanda, la domanda era questa: come si pone l'amministrazione una volta che sarà avrà vinto le elezioni nei confronti di questa questione? La domanda è partita da lontano, no, la domanda è perché c'è. Si parla di compagnia legale. Fate rispondere a Piero. Scusa, non lo so, devo fare la domanda. Scusate, ascoltarsi le presentazioni per sentirlo. Allora, l'amministrazione è allora. No, ha proposto l'esilio di una persona di Belforte, ragazzi. Cioè, questo è quello che è passato. Allora, l'amministrazione, se mai sarà, non può non pensare alla tutela del territorio, Ricky. Ma non lo può fare, ma non perché dobbiamo, come dire, dare un contentino a qualcuno. Cioè, la tutela del territorio si fa per legge, non è che si fa per idee personali. Quindi l'iniziativa privata è una cosa, la tutela del territorio è un'altra cosa. L'iniziativa privata che può aver avuto una persona per fare un acquisto, a noi purtroppo, siccome sono rapporti tra l'altro tra privati, perché noi, a parte che non siamo estremamente competenti in questa situazione, e sicuramente, visto che c'è un incontro il 19, se siamo invitati veniamo a capire anche qualcosa di più. No, l'assemblea riserva dei soci. Okay. Ma comunque ci sono, allora, te le darò io le risposte che chiedi stasera. Ci sono comunque delle persone all'interno di questo gruppo che sono soci, certo. Quindi verranno a cercare di spiegarsi o di capire. Comunque il senso di quello che farà l'amministrazione è tutelare il territorio, punto. Non c'è altra spiegazione da dare, capito? L'amministrazione non può tutelare una persona nei confronti, cioè per, come dire, mettere a disagio un'altra. Noi tuteliamo tutte le persone, tutte le attività, tutte le idee e tuteliamo il territorio, sicuramente. E appunto, da chi vi iscrivo? Scusa, come se già fossi te. Aspetta. No, ma dico, io ho detto, fatta premessa. No, dico lui, come domanda voi, penso, come se foste già insegnati. No, io penso che chiunque. Ma non fare il cavallo. No, ma venerdì non c'era. No, non c'è. No, io c'ero, caro, non strumentalizzare. Perché non hai fatto la domanda a caso? Perché lui ne ha parlato. Ma a dire le stesse cose che possiamo dire noi. No, ne ha parlato. Perché la regione sta cercando, ci siamo informati, non è che non siamo informati, la regione sta verificando se ci sono i presupposti per tutelare un rapporto tra privati. Io non voglio sapere cosa pensa la regione, io voglio sapere cosa pensa l'amministrazione. L'amministrazione fa quello che può dire la legge. Ci sono delle leggi, non ci sono delle leggi che vengono. Ma pensi che noi siamo in combutta? Se pensi che noi siamo in combutta Primo, direi che il modo in cui ti sei esposto è il modo più sbagliato in assoluto. Hai criticato tutti noi
prime alle armi qui con il discorso che penso sia difficile, e almeno questo ci deve essere riconosciuto. Ti sei presentato in modo aggressivo, puntando il dito contro tutti, il fumo fa male, te lo ridico. C'è scritto dappertutto, lo ridico. Ok? Le battutine simpatiche non sono simpatiche. Credo che. Non c'è bisogno di farle gli incontri. Non dovevi fare 5 anni per ricordare che sono cose che l'associazione è quella che hai con il presidente. Una volta all'anno si deve rifare il direttivo e si rivolta al presidente, perché secondo me la qualifica di un'associazione che si rispecchia in un presidente, questo presidente deve anche avere degli atteggiamenti un attimino. Io il mio mandato l'ho già messo sul tavolo nella passata riunione a cui tu non hai partecipato, quindi no, prima di parlare con me, noi affiggiamo, abbiamo la pagina Facebook e affiggiamo sulla pagina Facebook, lo sai cos'è scritto? Che non strumentalizziamo il gaggio, per favore. Andate a leggerlo tutti questo quanti. L'ho scritto una settimana fa. Chi l'ha scritto? Cosa hai fatto questa sera te? Io ho ricoperto. Fate voi le vostre cose. Bravi, siete democratici, ve lo faccio io. Siete molto democratici. Ve lo faccio io l'applauso. Non strumentalizzate il gaggio. Chi l'ha scritto? Comunque. L'ha scritto te. Ce l'aspettavamo, guarda. La telecamera l'ha messo. Non aveva fatto il mio dovere. Il mio intervento sul PSR evidentemente non l'hai ascoltato, perché parlavi di altro, non riguarda assolutamente gli agricoltori, riguarda le start-up e i giovani che vogliono intraprendere il percorso come agricoltori. Quindi Enrico, scusate, abbiamo capito che qualcuno vuole strumentalizzare gli altri. Noi con il gruppo di lavoro cercheremo di tutelare il territorio, ma certamente non cercheremo di prendere un proprietario per dare un altro proprietario. Le questioni private se ne risolvono fuori. Noi stiamo presentando un progetto per rimettere un po' di vita sociale a Belforte. Il nostro progetto non è quello di spaccare il paese con l'aggressività di qualcuno. Ragni non ci appoggia, non ci interessa. Noi cercheremo di tutelare. Interessa nell'arroganza e nella maleducazione con cui è intervenuto Ragni, però cercheremo di tutelare il territorio. Con questo andiamo avanti con gli altri argomenti. Voglio precisare che l'intervento che ha fatto Costantini, secondo me, ce n'è molta di polemica. Cosa c'è qui? Per precisare quello che hai detto te, che Ragni ha fatto un intervento. Beh, prima di Ragni ha fatto una relazione. Il modo in cui si sono morti è stato totalmente diverso. Dopo 5 anni, che sono stato in minoranza, mi sono fatto anche un discorso che ritagliava le linee della mia minoranza di 5 anni. Non è una polemica, era una presentazione e un discorso per una nuova amministrazione. Non mi pare che ho fatto tante polemiche. Ho seguito questo progetto da Roberto, situazione familiare, ormai di dominio pubblico, non ci posso stare per questo motivo qua. Dopo, il progetto mi piaceva, la gente si è evitata anche un minuto di stare in lista, cominciando anche insomma di far cadere questo progetto, a me non mi andava, quindi mi sono messo. Per dire, io sono scheletro del sangue, rispondo per l'azione di fare scheletro del sangue, no scheletro del mio. Quando ci avete chiesto l'affitto, che volevate i soldi per andare a Tartuffi, c'eri anche te. Io campo, tu vengo da vivere lavorando, lavoro 10-12 ore al giorno, non io qui fare magheggi in comune per una cosa che non mi interessa. Io campo con altri strumenti, lavoro,
guadagno da vivere è così. Noi io qui a fare magheggi, se voi avete a fare truffe, io non sono questa persona qua, mi dispiace se qualcuno ha avuto questa impressione. A me non mi frega niente nel viaggio e niente altre cose. A me mi frega di me e di quello che posso fare per il paese. Mi hanno chiesto e basta. Posso? Prego. Se mi date 3 minuti per una persona che non vota per forte. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono l'organizzatore della zona molto ampia del Movimento 5 Stelle, ecco perché mi permetto di dire mezza parola. Io con metà di quelle persone mi ci sono anche scontrato sulla questione accorpamento sì e no. E poi abbiamo anche chiarito con quella persona che poi ho scoperto che è simpaticissima, per motivi molto diversi. Lei perché guardava dei retroscena politici, diciamo, interni, e invece io come persona per dei motivi invece di portare denaro al Montefeltro, progettualità eccetera. Con tutta la buona volontà, ecco, non voglio fare una critica, ho ascoltato dei discorsi bellissimi che condivido al 100%. Fossi stato qua avrei votato, dico la verità, lo dico come persona, non come Movimento 5 Stelle, solo una critica. Tutto quello che avete detto, mi è piaciuto moltissimo quel signore, da quelle parti lì, il ragionamento sulla sanità, tutto questo c'è una parola, Montefeltro, scusate. Perché Belforte è una bella cittadina, non immaginavo da un paese così piccolo che potesse venire fuori, cioè, un gruppo così. Cioè, francamente è un gruppo qualitativo, lo devo dire, cioè, io con questa piccola emittente, guarda caso Montefeltro TV, un emittente web che pago con i miei soldi a gran fatica eccetera, ho proprio gli obiettivi che voi avete detto uno per uno, mentre voi parlavate, cioè, oh cavoli, quello mi serve, oh cavoli, vorrei parlare con quello, giuro, cioè, quello che ho pensato io è questo, quello che vi invito è questo. Per quanto riguarda la faccenda di quel ragazzo lì, cioè, nei gruppi è difficile che una persona possa fare troppo il furbo, perché le persone del gruppo stesso, se fai la furbizia, avrai qualcuno che in un paese così piccolo ti attacca. Diverso è se governi da solo, cioè, no, in un gruppetto molto ristretto, ma se usate quei sistemi, che poi sono anche sistemi che piacciono a me, cioè quelli della trasparenza, mettete una webcam in comune quando fate le sedute, fate una volta ogni 2 mesi delle riunioni con i cittadini, cioè, valutate le scelte più importanti insieme a loro, e poi se qualcuno fa il furbo viene messo da parte da solo, secondo me. Complimenti, perché mi siete piaciuti, devo dire che... Ma qualcuno si è piaciuto? C'è qualcos'altro? Sono piaciuti, io. C'è qualcos'altro? No, voglio dire io due cose. Vai, le dico perché sono rimasto anche un pochino male di quello che è successo, perché anch'io ho partecipato alle riunioni vostre, alle riunioni anche della vecchia amministrazione, e speravo in tutta onestà che si potesse fare una lista unica per l'iniziativa che partiva da voi e che voleva coinvolgere tutta la cittadinanza del paese, indipendentemente dagli steccati politici, indipendentemente dalla idea. E quindi anch'io ho partecipato ai vostri incontri, eccetera, ho detto vi do una mano anch'io, perché speravo che questa cosa andasse in porto. Poi non è andata in porto per una serie di ragioni che io non conosco, però siccome voi siete giovani, ho visto che avete molto entusiasmo, io vi dico andate avanti con rispetto per le persone, perché la prima cosa è il rispetto delle persone e degli avversari. La polemica ci sta nel campo politico, se la vostra è un'iniziativa che nasce al di fuori della politica, dovete evitare le polemiche politiche e cercare di fare gli interessi della comunità. Non so se la vostra lista vincerà o vincerà quella della lista che è la numero 2, eccetera, però partite dal presupposto che tutte le possibilità che ci sono vanno recuperate. Quindi se vince la lista di Pierpaolo, vince la lista di Sauro, mettete al centro sempre l'interesse del paese, perché le polemiche di questo genere danneggiano le persone, la comunità e gli interessi del paese. Ancora? Devo tagliare? Oh,